Francesco Sforza si sta preparando a un'importante visita ufficiale. Vede la famiglia raramente perché la sua giornata è in funzione dell'agenda del Papa. Quando molti anni fa cominciò come assistente, non si immaginava di diventare un giorno il fotografo ufficiale del Papa. Cioè, ha fatto un certo effetto la prima volta che mi sono messo il vestito nero, perché chiaramente era un salto di qualità. Fino all'ultimo non ci ho creduto proprio, fino all'ultimo, finché ci sono quelle figure che nascono proprio per essere primi, io ho questa cosa qui, cioè voglio essere il secondo, cioè mi piace essere. Ho fatto sempre l'ombra e quindi è stato veramente inaspettato, non mi ero mai sognato di fare una cosa del genere. Il 10 luglio 2009, il presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, arriva nel cortile di San Damaso, nel Palazzo Apostolico. L'ospite è ricevuto con tutti gli onori riservati a una visita ufficiale. Le guardie svizzere conducono il presidente attraverso il Palazzo Apostolico. Sforza, quel giorno, cattura un istante di storia contemporanea. Che quando ci sono questi avvenimenti sentiti come il presidente Obama, c'è un momento di raccoglimento. È come il giocatore che entra nel campo di calcio, in quel momento ci deve essere per forza. Io dico sempre che Dio me la mandi buona e speriamo di fare veramente un lavoro. È il momento delle foto per la stampa, ma Sforza ha una posizione privilegiata. Fai la storia, questa è la cosa principale. Riesci a comunicare al mondo delle cose che loro magari non possono vedere in quel momento, alcuni scorci del palazzo che nessun altro può stare lì. E quindi ci sentiamo di essere anche la finestra, diciamo, appunto sul mondo. Si fa la foto ufficiale e tutti guardano in macchina. Quello che io invece cerco è il quid, diciamo, quella cosa in più. Invece è la cosa più naturale, cioè magari la passeggiata mentre vanno via, poco prima di salutarsi, che mentre che passeggiano si guardano negli occhi, e l'ultimo congelo, a volte sono quelli proprio i sorrisi proprio più tranquilli. Cioè che stanno tutte e due come se fossero a casa loro.